Ultima domanda, poi rimandiamo il pubblico per tutte le altre curiosità al ricchissimo saggio. Ultima domanda, Iacovitti è stato sempre un fustigatore divertito, divertente dei tempi. Scomparso negli anni 90, che storie di quel periodo, quale attualità di quel periodo aveva in mente che avrebbe voluto raccontare nelle storie che poi non è riuscito o non ha voluto all'ultimo scrivere e narrare? Iacovitti ce ne raccontava tante, alcuni erano dei semplici pretesti di storie, altri dei germi che poi avrebbero potuto, arrampicandosi sugli specchi, diventare addirittura un romanzo. Così faceva sempre, partiva da un'idea minima, tant'è vero che i titoli delle storie lo raccontano, non sono mai qualcosa di preciso ma qualcosa di generale, qualcuno che si trova in un luogo, in un'epoca, che so io, non molto di più. Per esempio, una volta ci raccontava di una storia, lui ascoltava sempre Radio Radicale, una storia in cui Marco Pannella poteva incontrare Gesù Cristo. Probabilmente il tipo di connessione era quello dello sciopero della fame, qualcosa del genere, perché gli divertiva molto ascoltare discorsi di Marco Pannella, perché erano abbastanza deliranti e ridondanti molte volte. E in questo caso lui ci aveva detto che sul Golgota Gesù Cristo con i due ladroni aveva delle croci e reazioni che sembravano, in effetti guardandole dall'alto potrebbero sembrare degli aeroplanini, e con queste andava verso il cielo, e i ladroni erano scocciati perché quella di Gesù andava più veloce. Ma insomma, una qualche follia, non so, non si è mai concretizzata in realtà. Negli ultimi periodi Iacovitti era satirico, ma fino a un certo punto ha fatto delle grosse tavole panoramiche per il giornale, e probabilmente adesso avrebbe potuto raccontare parecchie cose, sempre con lo sguardo disincantato sulla situazione attuale. Quella situazione di Mandrago, dove tutte le persone vengono rimesse in ordine con un colpo di bacchetta magica in tempi di crisi economica e di confusione generale come quella dell'Italia attuale, probabilmente avrebbe potuto essere tirata fuori dal cilindro un'altra volta con qualche indicazione di comportamento non male.